fatto dalla consegna dei premi San Bassiano e Caccia ai cittadini meritevoli. Dopo le critiche di Brunetta interviene Nicola Finco, l'autonomia ribadisce è un tema della Lega. Ancora nessuna notizia di Luca Tacchetto e della compagna Edith, spunta l'ipotesi di un incidente stradale. Un fiume di persone al cammino di pace per le vie di Bassano, obiettivo abbattere i muri delle parole. Nuovo appuntamento con la TV dei ragazzi, i piccoli giornalisti alla scoperta dei giardini Parolini. Doppio trasferta per Bassano e Cartigliano, giallorosso e Piombino Dese, biancoazzurri in Friuli. Buonasera e bentrovati all'appuntamento con l'informazione dal territorio bassanese. In primo piano una tematica assolutamente cittadina, parliamo infatti della consegna dei premi in occasione del San Bassiano, manca esattamente una settimana ed è caccia aperta ai nomi dei premiati. Manca una settimana esatta all'evento bassanese più atteso ogni anno, la festa di San Bassiano, ma soprattutto la consegna dei prestigiosi riconoscimenti cultura e città di Bassano. Nel 2018, lo ricordiamo, assegnati a Paolo Pozzato, oggi membro dell'Istituto per la Storia Vicentina, uno dei più grandi conoscitori di storia bassanese, e al dottor Giulio Bigolini, il primo primario del pronto soccorso bassanese. I nomi per questo 2019 si conosceranno solo nei prossimi giorni, ma noi abbiamo provato a punzecchiare il sindaco per capire se riuscivamo a carpirgli qualche dritta per risalire i premiati di questo ormai prossimo 19 gennaio. Posso dire che non è stato semplice selezionarli, abbiamo praticamente chiuso le designazioni perché le proposte sono state moltissime, e sia in campo culturale, perché ricordo c'è un premio cultura, c'è un premio città e poi ci sono delle targhe di benemerenza. Per entrambi questi riconoscimenti, per tutti questi riconoscimenti, le proposte che sono arrivate, voi dai consiglieri comunali, voi da associazioni o da singoli cittadini, sono state davvero tante e tutte con delle buone motivazioni. L'attenzione va sempre all'impegno nei vari campi, quello culturale, quello sociale, quello delle professioni o anche quello nell'ambito dell'associazionismo, volontariato, sport, che impegno che abbia prodotto anche una buona promozione della città, quindi persone che si sono impegnate per la città e che si sono fatti anche ambasciatori di Bassano a livello nazionale e internazionale, e credo che i nomi su cui stiamo ragionando troveranno largo consenso. Nomi che troveranno largo consenso, dice Poletto sorridendo sotto i baffi. Voi avete qualche idea? Perché in realtà sono davvero tanti i bassanesi che potrebbero avere queste caratteristiche. Abbiamo provato a fare una domanda più specifica al sindaco. Uomo o donna, si può dire questo? No, non posso dire. Posso dire nel complesso c'è un buon equilibrio tra donne e uomini, però non mi posso sbilanciare nel dire quale premio sarà maschile e quale invece sarà femminile. Insomma, sindaco super abbottonato, ed è giusto così d'altro canto, ma la curiosità nostra e di voi bassanesi è davvero tanta. Non ci resta che attendere. Giusto una settimana dunque, insomma, vedremo proprio chi verrà premiato. Torniamo ora invece ad occuparci di autonomia, perché non si placa la polemica scoppiata ieri fra l'ex ministro Brunetta e l'esponente della Lega Nicola Finco. Non accettiamo lezioni sull'autonomia da parte di Renato Brunetta e tantomeno da parte di Forza Italia, visto che con loro abbiamo governato per diversi anni a Roma e ben poco hanno fatto per concedere un po' di federalismo, un po' di autonomia a questa nostra terra. Secca la replica del capogruppo della Lega Nord in Regione, Nicola Finco, alle accuse giunte nelle scorse ore dal forzista Renato Brunetta, secondo il quale il bassanese esprimerebbe sul tema dell'autonomia le stesse identiche posizioni di Forza Italia. Che se c'è un partito, un movimento che ha portato avanti la questione autonomista è proprio la Lega. Diciamo che se c'è un governatore che si è fatto paladino di questa necessità è il governatore Zaia. Per carità, noi riteniamo che questa sia una battaglia del territorio e di tutte le forze politiche che rappresentano questo territorio, però chiediamo a Forza Italia, ma anche a tutti gli altri movimenti politici, di non fare, diciamo, polemiche sull'autonomia, ma di fare massa critica e fare lobby territoriale per portare a casa questo importante risultato per il nostro territorio. L'autonomia, ribadisce Finco, è cosa della Lega, e la Lega ne è certo, riuscirà a mantenere la promessa fatta ai cittadini veneti dopo il referendum del 22 ottobre 2017. Oggi c'è un progetto di legge che è all'attenzione del Consiglio dei Ministri, e quello che ci auguriamo come amministratori regionali è che quanto prima si inizi l'iter a livello parlamentare e che iniziano arrivare i primi segni concreti di questa autonomia. Finco allora sceglie di mettere da parte le polemiche e apre a Forza Italia chiedendo di combattere insieme la battaglia.
Quello che noi chiediamo a Forza Italia è di difendere il Veneto, di difendere questa terra e di non comportarsi come il PD. Lasciamo le polemiche da parte e guardiamo veramente quelli che sono gli interessi di questo nostro territorio. E sicuramente ha guardato agli interessi del proprio territorio l'amministrazione comunale di Asiago, con una delibera pensata proprio per salvaguardare il consumo di suolo. Ex fienili o vecchie stalle, antichi ricoveri inutilizzati, presto potranno diventare nuove abitazioni. Il Consiglio Comunale di Asiago, infatti, con una recente delibera, ha scelto di tutelare l'ambiente della montagna, privilegiando il recupero di immobili inutilizzati e riducendo così il consumo di suolo. È una delibera molto importante per la città di Asiago perché mette mano a degli edifici dismessi da 50-60 anni, alcuni ancora più recentemente, per poterli trasformare in edifici residenziali, cioè la residenza stabile. È un intervento forte dell'amministrazione che ha voluto dare un segnale a favore dei propri cittadini. Il nuovo piano degli interventi permetterà a 60 residenti di trasformare vecchi edifici rurali in prime abitazioni, evitando di fatto anche lo spopolamento della montagna. Questo sicuramente va incontro alle esigenze di chi vuole mantenere la propria residenza nella città di Asiago e quindi evitando di trasferirsi magari all'esterno anche a causa del peso, della speculazione edilizia, del costo quindi degli immobili. Una delibera, quella approvata dal Consiglio cittadino, che permetterà di mettere in moto anche la stessa edilizia locale, offrendo importanti opportunità di lavoro alle imprese. Serviranno anche le molte imprese artigiane, penso alle aziende idrauliche, le aziende artigianali come i manovali, imprese edile, come imprese nel settore dell'elettricità, quindi potranno quindi ovviamente essere investite delle risorse per poter recuperare questi manufatti, dando anche lavoro a molte piccole imprese del territorio. È arrivato il momento di occuparci di calcio, vediamo dunque dove giocheranno domani il Bassano 1903 e il Cartigliano. Ore 14.30, stadio Giuseppe Baldo di Piombino-Dese, riparte da qui domani la corsa del Bassano 1903, impegnato contro l'Unione-Dese nella seconda giornata di ritorno del campionato. Mister Maino recupera Frasson, ma deve rinunciare ancora a Maestrello, infortunato, e a Manuel Benetti, in rete domenica scorsa, è costretto ora a osservare un turno di riposo per squalifica. La formazione padovana attualmente occupa la quart'ultima piazza della classifica a quota 17 punti, praticamente la metà di quelli raccolti dai bassanesi. All'andata finì 4-1 per Xamine Compagni, ma guai a sottovalutare i padovani, perché stavolta si gioca lontano da quel mercante che rappresenta il fortino finora inviolato dei bassanesi. E poi perché, si sa, contro la capolista sono pronti a cercare in ogni modo di fare il risultato. Gioca lontano dall'erba amica anche il Cartigliano, che allo stadio della Ricca di Carlino affronta il Chiarlins Muzane, una sfida diretta. Sono due i punti che separano oggi vicentini e friulani, che all'andata pareggiarono 4-4 al termine di un match ricco di colpi di scena. Ed ora la segnalazione di un nostro telespettatore che ci ha indicato dei rifiuti abbandonati, Romano De Zerino. Fotografie da Romano De Zelino, qui siamo in via Lanzarini a Sacro Cuore, in piena periferia, talmente periferia che i soliti incivili hanno scambiato il ciglio della strada per una discarica. Si trova praticamente di tutto, la segnalazione è arrivata da un nostro telespettatore che si è dichiarato sdegnato dal comportamento di persone e dice che non hanno il minimo rispetto per l'ambiente. Sacchetti di plastica, cartacce, pacchetti di sigarette, bottiglie, lattine, contenitori di uova, scatole, pannelli di mobili, vetri rotti, sacchetti di immondizie pieni. Fazzoletti di carta. Il grosso chiaramente gettato al volo dai finestrini delle auto in transito. Qui, suggerisce il nostro telespettatore, ci starebbe bene una telecamera che vada a immortalare questa gentaglia, così che, continua il comune, possa multarli. Noi andremo dal sindaco e gli presenteremo questa richiesta. E proprio di degrado, anche se in questo caso parliamo più che altro di aree dismesse, si occupa questa settimana anche il tema del nostro TG Linea Aperta. Degrado urbanistico, dove intervenire? Come sempre potete dire la vostra inviandoci un messaggio ai recapiti che vedete in sovraimpressione.
Ed ora invece parliamo di un cambio della guardia avvenuto ai comandi delle stazioni dei carabinieri di Emego e di Romano. Il luogotenente Ugo Cresci, dopo 37 anni di servizio, gli ultimi trascorsi alla guida della caserma di Romano, è stato salutato dai sindaci del territorio. Sarà sostituito dal luogotenente Maurizio Dolzan, già comandante della stazione carabinieri di Emego. Alla stazione di Emego invece arriverà al comando il luogotenente Maurizio Petrolli, già comandante del nucleo comando della compagnia di Bassano del Grappa dal 2002 al febbraio 2016, gli ultimi due anni trascorsi ad Agordo nel Bellunese. E ora invece vediamo altre notizie sempre dal territorio bassanese. Tiene, modifiche alla viabilità lungo la A31 per lavori della Pedemontana Veneta. Il tratto compreso tra i caselli di Tiene Due Ville verrà chiuso in direzione Vicenza Rovigo dalle 22 di lunedì alle 3 di martedì. Contestualmente verrà chiuso anche lo svincolo di entrata di Tiene solo in direzione Vicenza Rovigo. Gli automobilisti dell'Alto Vicentino diretti a sud dovranno entrare in autostrada dal casello Vicenza Nord. Pienezze. Via libera al piano triennale delle opere pubbliche 2019-2021 per un importo di 350.000 euro. In particolare 105.000 euro serviranno nel corso di questo 2019 per completare la messa in sicurezza e riqualificazione sanitaria del cimitero comunale. Tra il 2020 e il 2021 245.000 euro saranno utilizzati invece per l'asfaltatura di via Sandri, piazza 4 Novembre e la centralissima via Roma, nell'ottica di riqualificazione del salotto buono del paese. Intanto già per la prossima primavera verranno inaugurati l'anfiteatro e il nuovo parcheggio davanti alla sala polifunzionale. Lusiana. Tutto pronto per la messa a norma degli spogliatoi del campo sportivo per un importo di 200.000 euro, cifra già inserita nel piano triennale finanziato con fondi provenienti dal patto di solidarietà nazionale su approvazione del Ministero dell'Interno. Nello specifico saranno previsti dai lavori l'adeguamento sismico, l'abbattimento di barriere architettoniche e l'efficientamento energetico della struttura. Approvato il progetto definitivo, ora si parte con le procedure di gara. Un vero e proprio fiume di persone, tantissimi giovani hanno preso parte oggi al Cammino di Pace di Bassano. Un muro di parole, un muro di preconcetti, un muro di diffidenza, di paura. Proprio questo è il muro che deve essere abbattuto. In tanti, tantissimi giovani, ma non solo, hanno voluto essere presenti al cammino di pace che si è snodato per le vie del centro di Bassano, arrivando come un fiume in piena in piazza. Un messaggio rivolto a ognuno di noi, quello lanciato da Don Andrea Guglielmi, abate della città, ricordando che proprio 30 anni fa venne abbattuto un simbolo dell'odio, il muro di Berlino. È un muro di parole violente, di parole di odio, che devono essere sostituite da un altro genere di parole. E i giovani hanno ben chiaro cosa significa costruire muri e si sentono pronti a mettersi in gioco per abbatterli concretamente. Il mondo è uno e quindi dobbiamo essere uniti. Come c'era scritto nella frase, dobbiamo cercare di abbattere i muri e trasmettere questo messaggio il più possibile. Secondo me non è per niente giusto, infatti sono qui anche per andare contro questa cosa. Con gli scout abbiamo fatto un sacco di cose per andarci contro, sono molto felice di seguire questa causa. Abbattere i muri vuol dire, secondo me, imparare a vedere un po' oltre i problemi che apparentemente ci sono oggigiorno e a non vedere l'altro come diverso solamente, ma cercare di accettarlo, di trovare un punto di incontro e magari anche di esporsi un po' di più a battere i muri, perché insomma è facile dirlo, bisogna farlo, considerarci tutti uguali. Non avere problemi con le altre persone, conoscerle tutte e non farsi problemi alla prima immagine. Come ogni sabato è arrivato il momento di passare la linea ai nostri piccoli colleghi della TV dei ragazzi. Oggi nello spazio realizzato in collaborazione con la Fondazione Pirani Cremona andiamo alla scoperta dei giardini Parolini. Dimmi cosa c'è di meglio che volare via, come Peter Pan, sorvolare tra i verdi fiori di lilla. Ciao,
Ciao a tutti, oggi vi troviamo presso il giardino Parolini di Bassolino de Grappa con il tecnico di Belverde Mario Venturi, che ci darà gli ultimi aggiornamenti su questo importante parco, sito nel centro della città. Quali cambiamenti ha subito questo giardino negli ultimi anni? Il cambiamento sostanziale è quello di essere tornato un'area di riferimento per la nostra città. Gli ultimi tre interventi che sono stati eseguiti negli ultimi tre anni è il restauro, la pulizia e la piantumazione. Questo patrimonio ci è stato lasciato in donazione da uno dei più grandi botanici a livello mondiale, che è Alberto Parolini. Sappiamo che le serre sono state ripristinate. Attualmente a cosa sono adibite? Sì, siamo all'interno delle serre, di una delle serre del Parolini. In questi ultimi anni sono state impegnate le serre per coltivare gli arbusti che poi sono stati piantati all'interno delle aiuole della città di Bassano. Dimmi cosa c'è di meglio che un baciato, un sole dentro il cuore, non mi dire adesso è ora di tornare, un sole dentro il cuore. Ci sono altri progetti di sistemazione in cantiere? Il primo è quello di conservare il giardino, integrarlo con delle collezioni particolari, se non addirittura rare, e soprattutto quella di portare alla luce l'impianto di irrigazione a scorrimento ideato dal Parolini. Si può frequentare liberamente? Certo, il giardino si può vivere tutto l'anno, perché ad ogni stagione corrisponde uno stato vegetativo. Questo stimola sia i percorsi che la fantasia. Grazie per la sua disponibilità. Noi ci vediamo sabato prossimo. Continuate a seguirci. Ciao! Un sole dentro al cuore. Non si fermano certo le ricerche di Luca Tacchetto, il giovane scomparso in Burkina Faso alla fine del mese scorso. Secondo la Farnesina restano aperte ancora tutte le piste, dal rapimento alla rapina finita tragicamente fino addirittura ad un incidente stradale. Alla Procura di Roma il fascicolo sulla scomparsa di Luca Tacchetto in Burkina Faso è seguito dal pubblico ministero Sergio Colaiocco, lo stesso magistrato che ha indagato sul sequestro del tecnico di Trebaseleghe Gianluca Salviato, rapito in Libia da un gruppo di terroristi islamici, e sulla morte in Egitto del ricercatore friulano Giulio Regeni. Ma la mobilitazione messa in piedi da Italia e Canada, paese d'origine della ragazza che viaggiava assieme al trentenne di Vigonza, comprende oltre ai canali ufficiali anche ad esempio le missioni di volontariato presenti nell'area. Gli avvistamenti dei due giovani non hanno però finora portato a risultati concreti e tra le ipotesi sul tavolo il rapimento rimane quella prevalente. Accanto a questa però si sta esplorando anche la possibilità dell'incidente stradale. Il viaggio in automobile da quasi 10.000 chilometri dal Veneto al Togo comprendeva infatti anche tratti di strada a volte pericolosi. Le strutture sanitarie finora controllate hanno dato esito negativo, ma è certo che, come raccontato dal padre di Luca, l'ex sindaco di Vigonza Nunzio Tacchetto, una delle prime cose imparate dalla famiglia in questa vicenda è che i tempi di risposta nell'area in cui è avvenuta la scomparsa sono molto più lunghi rispetto a quelli europei. Un docente dell'Alta Padovana è finito a processo per la relazione che avrebbe avuto con la sua studentessa sedicenne. Questa ed altre notizie nel prossimo servizio. Alta Padovana. È iniziato e già aggiornato ad ottobre il processo ai danni di un insegnante 41enne accusato di aver avuto 3 anni fa una storia con una studentessa allora 16enne. L'uomo deve rispondere di atti sessuali con l'aggravante dell'abuso di potere connesso al suo ruolo educativo. Nessuna costrizione però, un rapporto consenziente tra i due che avrebbe portato avanti la relazione per più di un anno, sino a quando la giovane avrebbe confidato ad alcune compagne il suo amore per il docente. La cosa sarebbe giunta all'orecchio della dirigente scolastica che aveva così sporto denuncia. Loreggia si era reso protagonista di un episodio violento anche in Alta Padovana. Il 31enne tunisino Mohamed Jebali, detenuto fino a 2 giorni fa dietro le sbarre dei due palazzi di Padova ed ora espulso dall'Italia perché sospettato di essere un terrorista. Tra i tanti precedenti al suo carico infatti c'è anche una rapina messa a segno nell'aprile 2017 proprio a Loreggia ai danni di un'anziana picchiata e derubata di una collana d'oro del valore di oltre 1.000 euro.
San Giorgio delle Pertiche. Ha rivoluzionato in appello la sentenza di primo grado del Tribunale che aveva condannato Assicurazioni Generali a pagare al Comune oltre 1.604.000 euro per opere di urbanizzazione a Prato della Fiera. La Corte d'Appello di Venezia, pur confermando la sentenza di primo grado, ha infatti quasi dimezzato gli importi, stabilendo che al Comune spettino solamente, si fa per dire, 731.226 euro. Di conseguenza, l'amministrazione sarà ora chiamata a restituire oltre 870.000 euro alla società assicuratrice. E daremo sguardo alla nostra programmazione. Questa sera alle 21.15 torna al Grande Cinema di Rete Veneta con il film Il Falso Traditore con William Holden. Domani invece alle 9.10 il Santo Rosario, seguirà la parola del Signore. Alle 10 la Santa Messa dal Santuario di Motta di Livenza, alle 17.50 Agricoltura e alle 20.10 la formazione del Nord-Est. E in prima serata alle 21.15 il Concerto della Solidarietà della Fondazione Onlus Bellotti Stefani. Dalla Sala TG invece per questa sera è davvero tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata, ovviamente sempre su Rete Veneta. La freschezza e genuinità dei prodotti del nostro territorio li trovi da Cherubin, tutto il gusto delle specialità di Lessinia e dei formaggi di capra da 9,90 euro al chilo, bastardo del grappa 7,90 euro al chilo. Le previsioni per domani. In prevalenza sereno al poco più nuvoloso per nubi alte verso fine giornata. Sui settori dolomitici più settentrionali probabili annuvolamenti in ingresso da nord nel pomeriggio con possibili deboli nevicate associate dalla sera. Valori minimi stazionari, massime senza variazioni di rilievo o in aumento in pianura. Vini del Piave da 1,40 euro al litro. Prosecco millesimato Carrère a 4,90 euro. Cherubin, a Bassano in via Gobbi.